È tutto improvvisato, eh? Linea dell'area, contropiede romanista, attaccato da Pari, all'indietro per Giannini, laterale per i Pallomeni, una finta e controfinta, sul posto lasciato, traversone, Cerezo, gol! Cerezo, gol! Cerezo, gol! Ha segnato Cerezo all'ultimo minuto, il suo ultimo minuto! La Roma! Non è possibile! Ci proviamo, Toninho Cerezo in diretta, Toninho! Toninho, come stai, Toninho? Come stai, Romano? Meu amigo! Che va? È lui, è il vero, eh! È il vero Toninho Cerezo! Vero, eh. Che piacere poi! Cazzarola, solo io! un grande! Toninho, ricordavi quel gol? Sì, con quelli come ho fregato, tanto Viola come Eriksson. Volevano mi mettere in culo. No. Ma racconta la storia, a me me l'ha raccontata tu. Sì. Che praticamente lui doveva andare al Milan, no? Esatto. Poi sì, si fece male con la nazionale brasiliana. Sì. E ebbe dei problemi, diciamo così, sembrava che non trovava la squadra. Com'è? Dai, dilla te. Toninho. È caduta la linea. Ai. Non li abbiamo? Toninho? Riproviamo. Allora c'è il problema sul collegamento. Sì, ma dove sta parlando? Dal Giappone? No, lui sta in Giappone. Qui siamo in collegamento con il Giappone. Ricordiamo che Toninho è allenatore del Kashima Antler, che è la squadra che ha fatto... Ma Giappone adesso che ore sono? Scusa. Ma le 4 di mattina. È mattina prestissimo. È mattina prestissimo. In automobile. No, appena... Ma non è che ha bevuto il vinello di... No. Ma Toninho è sempre allegro. È sempre allegro. Lo spirito allegro. Vediamo un po'. Quindi, noi abbiamo, ecco, Toninho. Scusa. Ma tu sei in Giappone in questo momento? Sì, ho finito adesso di guardare la partita. Il Giappone è la prima partita qui del Giappone che ha pareggiato 1-1. Ma è sera adesso? Adesso ritorno, sì, adesso manca che cosa? Adesso sono alle 11 di sera qui. Alle 11 di sera? Sono le macchine che ritorno a Kashima. Avevamo fatto male i conti. Da noi sono quasi le 4 del pomeriggio, quindi è pomeriggio. Eccolo. Ed è una giornata... È momento di fare una passeggiata nella Piazza Navona. È vero, c'è il sole, c'è il bel sole di Roma. Bellissima qui, fa caldo. Toninho, lo sai che oggi... Lo sai che oggi fa gli anni Falcao? Ho 49 anni. Sì. Sì. Mamma mia! 49. Sicuramente nessuno riesce a trovare lui. Bravo. No, infatti non ci siamo riusciti. Noi non ci siamo riusciti, però mentre parlavamo e ricordavamo, insomma, cose del passato, è venuto questo gol tuo alla Sampdoria. Alla Sampdoria, che ci ha permesso di vincere la Coppa Italia. E qui hanno detto: proviamo con Toninho, chiamiamo Toninho. Eccolo, ma è veramente quella partita lì, no? Sì. E è l'unica forma che io, perché io già riuscivo a capire che Viola voleva mi mandare via. Sì. E anche Eriksson. È vero. Che anche Eriksson voleva questo, perché voleva portare un paesano del paese di lui, Bergman, che è un bravissimo calciatore. Bergman, no, lui è danese. Bergman. È l'unica forma che io poter dire alguma cosa, anche perché non parlo neanche italiano, è in campo, no? Giusto. Certo. E Eriksson che mi ha guardato e ha parlato: guarda Cerezo, manca 3 minuti o 4 minuti, se tu vuoi andare in campo, guarda, puoi entrare. E lui credeva che io, arrabbiato, no? Parlava: no, io non voglio entrare, voglio rimanere in banchina. Ma io, l'unica cosa che riesco a fare è giocare il calcio, e parlare: no, voglio andare in campo. Aí, in 3 minuti, io riuscì a rimanere 6 anni nella Sampdoria. Possiamo dire che quello, veramente, la tua cessione è stata uno degli errori più grossi della gestione di Noviola, perché poi... Viola ha fatto anche tante cose belle, tante cose buone. Infatti, tantissime cose belle. Mi piace, ma sicuramente, anche perché io non giocava male, giocava anche bene. No? Direi molto bene. Erano tutti i romani, mi volevano bene e ti vogliono ancora bene. Ma molto bene. Toninho, ma anche bene, ma quello lì era tutto un discorso di Viola, Eriksson, insomma, la vita è così.
Ascolta, Don Nino. Senti, qual è, c'è una partita, a parte questo gol alla Sampdoria, che tu ricordi molto, in maniera molto particolare della Roma, un episodio, qualche cosa che ti è rimasta dentro proprio? Sono tante partite, tante cose belle che io ho avuto a Roma. A me mi piaceva tantissimo, non solo in campo, no, ma anche perché la Roma, anche fuori del campo, è troppo bella. Io prendevo un motorino e andavo in giro per Roma, pelo centro della città, in giro di motorino, guarda, era troppo divertito, guarda. Cosa facevi quando uscivi con il motorino, Donigno? Che cosa ti piaceva fare? Era troppo bello, era troppo bello. No, andavo in giro, no? Andavo sì, anche in centro di Roma, no? Nessuno credeva, no? Loro non rimanevano un po' così senza sapere che cosa è questo, è Cerezo o un tappetaro? Che cosa poteva uscire fuori? No, ma io credo... Roma è tutto diverso, hein, ragazza? Roma è l'unica, Guarda, Roma è l'unica, bella questa, Donigno. Per questo che deve essere questo casino, tutta questa confusione, sempre il discorso che vai bene, non vai bene, ma è bello è per questo. È perché, come dicono nella canzone, Sasueira, no? Com'è? Che grande confusione. Un po' di casino deve avere sempre. Ascolta, Donigno, sì, ma racconta un po' per radio, come hai detto a me qualche tempo fa. Quando venivi con la Sampdoria, che i tifosi della Roma ti accoglievano bene, i tifosi della Sampdoria... Una bella, ecco. Non ci parla una bella adesso, anche perché è compleanno di lui, no? Ah. Io quando sono arrivato a Roma, no? Sì. Paolo, io conoscevo lui, della Nazionale. Sì. Ma tu sai che Paolo è un ragazzo particolare, no? Sì, molto Paolo è timido. Lui, no... timido, ma lui anche diffidente, no? Diffidente. Per lui si aprire, lui è molto difficile, no? Sì. Então io ero rimasto a Roma 2 mesi e Paolo mi salutava tutto, ma io non avevo neanche il telefono di casa di Paolo, no? Sì. Io quando sono arrivato a Roma, ero arrivato da solo, no? Non aveva portato la famiglia. Me lo ricordo che stavi lì solo all'hotel Panfili, ti veniva a trovare. Panfili, bravo! Ecco. E di un momento all'altro, Paolo, no? Veniva il pomeriggio mi trovare. Sì. Guarda che ho rimasto veramente contentissimo, no? E ho parlato, forse Paolo adesso, no? Vedi che a me non mi freghi un cazzo a essere la prima la donna. A me mi piace solo giocare calcio, no? Sì. E lui adesso è più contento, più allegro, così viene qui a me trovare e io non rimango così da solo a Roma, no? Certo. Era tutto contento, no? Fino che un giorno, no? Sì. Eu guardo che Paolo è lì con me, ma guarda sempre o relógio, no? Sì. A Villa Panfili, no? Io parlo, ma cazzo Paolo, se tu vieni a mi trovare sta sempre a guardare il relogio, cazzo. E perché guardare l'orologio? Quelli stronzo, no? Lui aveva una figa che veniva a trovare lui tutti pomeriggio a Villa Panfili, capito? Ci svegli gli altarini. Stronzo, e anche stronzo. Faceva finta che io ero amico di lui, veniva a trovare, che lui veniva te, a trovare a me, ma te, guarda che... Ma Donigno, per poco non ha messo lui fuori d'albergue, viu? Vabbè, Donigno Cerezo può raccontare, può dire tutto Donigno, quello che vuole. Donigno, torniamo al calcio, dai, che sennò facciamo la cronaca rosa. No, 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 dai, dai, dai. Ma perché oggi è compleanno di lui, no? Certo, sì, gli facciamo un regalo. Gli facciamo un bel pacchetto regalo. E a Roma tutti che parlavano che lui era froscio. Lui, no, 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 lui era froscio, che froscio, lui scoppava. No, 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 Donigno. No, scatenato, scatenato. No, 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 no. Io uno spogliatore non rimanevo neanche vicino a lui. Sei troppo grande, io veramente 25 anni che frequento questo ambiente, la persona più simpatica in assoluto. Ma lui è così, è allegro nella vita, no? È romano, Donigno Cerezo. Ma veramente, senti Donigno, mi dici quella cosa
adesso facciamo un discorso serio. Dai, dimmi quella cosa che ti dicevano i tifosi della Sampdoria quando venivi a Roma, che tutti ti facevano quelle feste, che mi hai detto che erano gelosi. Loro era gelosissimo, mamma mia, anche perché il genovese non parla, no? Sì. Loro solo guarda. È diffidente, loro, come? No, loro ci vuole bene, ma di una forma diversa, no? Loro ci vuole proprio bene, il genovese è così, è difficile lui tu entrare in un ambiente genovese, ma dopo che tu sei dentro, no? Loro ci vuole proprio bene, no? Ma loro erano molto zelosi quando io venivo a Roma, perché era tutto quel discorso dei romani, no? Di tifoso, com'è, e loro veramente rimanevano un po' arrabbiati, no? Loro non parlavano niente perché loro sono genovesi, si guardano di lontano, no? Ma era troppo bello. Ma io ho visto... guarda che io riuscivo anche a fare casino, un po' di confusione anche a Genova. Anche a Genova. E poi la tua famiglia è rimasta là? Serio, sì, la famiglia è fino adesso è lì. Ancora lì, certo. A Genova. E Roma per te, Tonino? Perché ce l'ho due figli e non poteva portare a Roma, no? E certo. Però a un certo punto devi... quando tu smetti... quando smetti di viaggiare devi venire qui a Roma con Darone. Da una volta ci vieni a trovare. Tonino. Come sta Pato? Pato, ci ha parlato un attimo fa, lo vogliamo chiamare? Come va a chiamarlo? Dai, lo chiamiamo in diretta, Tonino. Aspetta che vada a prendere il suono. Andiamo a prendere il numero, così lo mettiamo in diretta, Tonino. Lo mettiamo in diretta. Intanto, Tonino, raccontaci un po' l'ultima volta che sei stato a Roma. Tu sei stato a Roma e hai fatto quello spettacolo, quel giro del campo. Cazzo, ma ho portato via 5 gol. Vabbè. Ma era amichevole, era in amicizia, Tonino, in tutta amicizia. Questo è vero. No, ma è stata una cosa spontanea, no? Fare quegli scherzi lì. Com'è nato questo scherzo, Tonino? Di tutte le forme, sì, come io, era lì. Con un tifoso romano, casa piena. Sarebbe anche giusto che salutassi il tifoso, no? Sì. Io ho voluto fare una cosa un po' diversa, no? Un po' divertita. Certo. Anche perché dopo io vado via, no? Tengo un anno, due anni senza ritornare a Roma, anche perché sono qui a lavorare in Giappone, lontano, no? Ma io quella cosa, se tu... è stata una cosa spontanea, no? Certo. Tanto è che quelli dalla Roma hanno rimasto di bocca aperta senza sapere che cosa faceva, doveva domandare. Ma ti ricordi? A destra, a sinistra. Tonino, ti ricordi che l'avevi progettata? Perché ci sentimmo a maggio noi, adesso lo svelo l'altarino io. Sì, e mi disse: guarda, io quando vengo a Roma faccio qualcosa di particolare. Non dire niente a nessuno. Io dopo, quando lo vidi con la maglietta lì, che ha detto: guarda questo che si è inventato. Sì. Me l'aveva detto dopo che. Dopo che fu è rimasto arrabbiato con me, cazzo. Perché? Io dovevo mettere la maglia di lui, non è vero, perché Pendolino è rimasto arrabbiato. E perché tu hai messo quella di Totti? No, perché non aveva altra maglia, anche perché Totti non giocava, no? Ah, è vero. Certo, quindi c'era quella di... quindi tu hai preso proprio quella di Francesco, ti sei levato quella, hai preso quella di Totti, quella che portava Francesco proprio. Sì, era male di lui, ho domandato anche lui, Totti, a te gli dispiace? Lui, no. Tonino. Perché è stata una cosa divertita, un Totti negro è la prima volta, no? Tonino, ci sei? Sì. Io sono Alberto, ho catturato Pato che sta in una riunione, però ti vuole salutare, eh? Aspetta, quindi forse ce l'abbiamo al telefono. Passami lui! Pato! Ehi! Pato, in brasiliano, falla brasileiro! Oh, Tonino! Pato! Oh, beleza! Oh, hoje é aniversário do Falcão, eu esculhambei com ele, viu? Mas que barbaridade, Toninho, mas só você mesmo, hein? Falava que ele era viado, ele comia todo mundo aí, viu? Stai ripetendo quello che ha detto a noi. È vero. È vero, conferma. E alcuna cosa sobrava pra me, né, Toninho? Se ne è bobo, né, meu? Pô, dentro da sua boca se morde. E però non può, questo non lo posso. Non traduciamo. Senza traduzione. È meglio non tradurre. Molta certezza. Un abbraccio, Pato. Un abbraccio, querido. Fica con te, vai, te cuida. Tutti buon. Beleza.
Ciao Pato, grazie. Un saluto a Pato. Avete fatto come Raffaella Carrà, caramba. No. Tonino, chi vuoi salutare? Roma. Chi ti piacerebbe? Saluto là. Luigi, un ristorante là, Pierluigi. Della Manda. Sì. Da Luigi. La famiglia della Manda. Della Manda. Pierluigi, là do ristorante Pierluigi. Sì, da Pierluigi. È vero, sì. Era dove andavano prima molti giocatori, di Roma. Ma di tuoi ex compagni, di amici qui a Roma. Devo salutare tutto. Io ho sentito dall'ultima volta Bruno, sì, ho sentito Maldera, grande Aldo. Dopo Cito Graziani, grande Doddy, no? Totti, domani Totti. Che oggi è Russo, è rosso. Dodo Chierico. Dodo Chierico. Dodo Chierico. È Ruscio. Giannini. Beh, dai, l'hai conosciuta tanta di Roma, Tonino. No, è perché io quando sono rimasto lì, no? Con Cacima, no? Sì. Loro sono venuti mi a trovare, così ho parlato un po', ho domandato di tutti i ragazzi, come faccio sempre, no? Certo. L'unica cosa che è rimasto, che io non ho saputo nessuna notizia, era do terzino destro, o comunista. Chi è? Aveva un baffo. Nappi. Ecco. Il comunista. Nappi, Michele Nappi. Troppo forte. Tonino, ma lo sai. Mi sembra che lui è a Perugia, no? Sì, a Perugia. Pensa che quando tu sei venuto col Kashima, noi non ci siamo visti perché c'avevamo un appuntamento, gli avevo detto, quando vieni ti venga a salutare, perché io stavo a Genova, a casa sua praticamente, quei giorni. No, non stavo a Roma, stavo lì dove lui questa cassetta, e quindi non promesso. Ho potuto salutarlo, ma ha fatto molto piacere sentirti oggi, Tonino. Ho promesso la cassetta e la manderemo a casa tua a Genova. Sì. Tonino, a Genova qui Cacima, okay? Ma tu a Roma non te la puoi venire a prendere? Sì, posso venire un giorno di questi che dai, ce lo fai sapere. Un giorno di quali? Febbraio. Guarda, libro. Guarda che a fine gennaio ti chiamo, me lo dici quando passi, eh? Ti aspettiamo qua, Dove? Ok, Tonino, prendi il moto, prendi il motorino e ci vieni a raggiungere. Mi scusa, scherzo. No, non c'è problema. Ma no. No, dai, Tonino. E io un grande saluto a tutti i romani. A tutti i romani. Ma ti aspettavi quando sei venuto qui allo stadio con i Kashima tutto quell'entusiasmo da parte dei tifosi della Roma? Te lo aspettavi? Il romano è un po' spontaneo come io, no? Sì, sì. Sicuramente per tutto che ho fatto nella Roma, per 3 anni che ho avuto la felicità di giocare in questa città, ho provato sempre a fare il meglio. E i tifosi romani sono attaccati a queste persone. È vero. Che non solo gioca a calcio, ma vuole anche fare alguma cosa di più, no? Sì, giocare non solo con i piedi, ma giocare anche con il cuore. Con il cuore. Ma tu portasti una cosa che nessuno faceva, cioè incitavi il pubblico a battere le mani, a tifare per la squadra. Te lo ricordi con quei gesti, con quelle cose? Pensa che prima di te non lo faceva nessuno in Italia. Quella è stata una cosa molto bella che ha colpito il pubblico di Roma, no? Adesso si è messo la maglia di Totti. E Cafusi è arrabbiato, eh? Cafusi è arrabbiato, diciamo, perché Cafusi era arrabbiato perché voleva che mettesse la sua invece che quella di Totti. Tonino, poi vai bene, ragazzi. Sì, ci puoi dare un minuto soltanto che ti stiamo per chiamare un amico che ti vuole salutare? Vai bene. Ci proviamo. Che arriva adesso. Un minuto. Ci proviamo al volo, che c'è un amico che ti vuole salutare. Bisogna essere fortunati. Bisogna essere fortunati in questo caso. Vediamo se ci riusciamo. Comunque a febbraio noi ti aspettiamo qui alla radio a trovare Alberto, a trovare Franco, a parlare con i tifosi romanisti, magari un pomeriggio con il motorino, però. Sì, vai benissimo, sta tranquillo. Bello che quando si sono parlati lui e Pato in brasiliano mi hanno detto: c'è Alberto, fai la traduzione. Dico: no, guarda, ho detto non posso tradurre quello che stanno dicendo. Non si può. Lo salutiamo, Tonino, lo lasciamo andare.
C'è un po' di difficoltà. Abbiamo per dire. Un video perché c'era un amico che ti voleva salutare, un tuo ex compagno di squadra. Che è questo? Aspetta, vediamo se lo troviamo. Se riusciamo. No, non so. Ma gli parlo, che se non posso saluto io lui. Ma ne lasciati tanti di amici qui a Roma, a distanza di tempo, tanti amici qui a Roma. Senti Donigno, ma questa carriera di allenatore, parliamo un attimo sul serio, come va? Come ti trovi? Bene? Sì, quest'anno ho avuto un po' di sfortuna perché dei calciatori importanti che ce l'ho io sono fatto male, no? Sì. In questo periodo non gioco, ma già riuscito ad andare in finale di Coppa Nabisco, siamo in finale di Coppa Nabisco, in campionato siamo in terzo posto del campionato e manca ainda il secondo girone. Então, allora Toninho. Toninho, spera un momento perché qui abbiamo proprio un amico vero, brasiliano, eh? Brasiliano. Bruno Conti. Bruno Maricone. Brocio. No, Brocio, di Maricone, no Brocio. Bruno! Mortaccio! Io sto bene, tu come stai? E Bruno, quando io sono arrivato a Roma, sì, lui mi parlava così: Tereso, quando devi salutare una donna, sì, saluta così, che bella figa! Devi imparare questo! Ma che gli ha insegnato? Bruno! Bruno Conte! Si ritira Brunico, si alzava, sì, alle cameriere e tutte. Buongiorno bella figa, buongiorno! E tutti glielo guardavano, a un certo punto ha detto: mio Bruno, ma perché mi guardano tutti? Ma grazie, tu mi hai fatto Tony. Questo, non è possibile. Sì, tanto per drammatizzare. Senti Bruno, ciao, sono Franco Bovaglia. Ciao Franco. Senti, ma è vero come mi ha detto Lidolm che alla prima partita interna casalinga della Roma non trovavate Cereso quando dovevate partire da Trigoria e poi dopo sì. Eravamo lo Servi da Panfili, poi il primo viaggio si è portato il cuscino dietro alla grande Donino. Perché dormiva per terra? È da Bosco e da Rivera, un grande Donino. Ma perché dormivi per terra, Donino? No, ma tu mai credere in Bruno, ma il Bruno è Giorgio Rossi che ti cercava, Giorgio Rossi. Giorgio Rossi, esatto, l'ha detto pure Lidolm, Donino. Un barone! Vado a finire un barone! Barone ha fatto 80 anni l'altra settimana. L'abbiamo festeggiato l'altro ieri, l'abbiamo sentito. Stava qui con noi in diretta per radio. Grande donna, Bruno! Grande. Oh! Now smetti Bruno! Se vuoi venire a giocare in Giappone, ti faccio venire qua! Davvero? Mi fai giocare? Sicuro per giocare, cazzo! Per giocare proprio! Noi come sta la famiglia fare. Bruno? Il figlio è diventato nonno Bruno! È diventato anche nonno, Donino! Eccolo! Pronto! Sei arrivato! Sì, ma Donino, guarda che con Bruno abbiamo fatto una partita poco tempo fa di beneficenza. Io stavo in porta dall'altra parte al secondo tempo, guarda, ti assicuro che corre come ai suoi tempi, questo non lo fermano mica. Questo è un fenomeno. E ogni volta che arrivava dalle parti mie, fra me dicevo: speriamo che non tira, speriamo che metta la palla in mezzo. Meno male che la dava sempre a Max Giusti, così Donino, almeno. Il pallone è il nostro pane, Donino. Bruno, mezza bomba non funziona più. Come? Mezza bomba non funziona più, elicottero. Funziona. Questi sono messaggi cifrati. Sono messaggi in codice. Abbiamo io e Tonino. Si capiscono loro. Un grande Tonino, guarda che personaggio. Bruno, un bacio! Un bacione e buon proseguimento. Grazie Bruno. Ciao Bruno, grazie. Un abbraccio a Bruno. Ciao, Conti. Bruno. Grande Bruno Conti. Troppo forte. Toninho, grazie. Grande, come al solito. Sei un grande Toninho. Un grande salute a tutti. A ciao. Te. Ciao Toninho. Sei un grande. Manda un saluto ai tifosi della Roma, Toninho. Un grande bacio, un grande salute a tutti i romanisti. Perché? Tifoso romano. Perché stavolta andiamo a Piazza Navona a prendere un gelato. Sì. Figa. Toninho. Perché come hai detto quella volta il colore di Dio, eh?
E giallo rosso. Ciao Donigno. Grande Donigno. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Grazie.